Ciao ragazzi, come stai? Tutto bene? Io sto qui ai piedi del mio letto, che praticamente mi sto vedendo Juventus-Barcellona. Adesso c'è un bugia, quindi non si vede granché. Faccio questo video extra, diciamo, per parlarvi brevemente di come è andato il Romix e lo spettacolo. E lo spettacolo è andato bene, è stata un'occasione per poter lavorare con dei veri professionisti. Non sono un professionista, però è stato molto divertente e mi è stato molto utile vedere in azione un vero attore. Spero mi tornerà utile e spero di avere l'occasione di poter lavorare ancora con questi attori o anche semplicemente rifare questo spettacolo che mi è piaciuto tanto fare. E invece per quanto riguarda il Romix me lo sono goduto anche se soltanto in parte, visto che avevo lo spettacolo la sera ed era scomodo da raggiungere, ci volevano un paio di ore di tragitto purtroppo. Entravo alle 10, stavo 3 ore e poi dovevo scappare. E quindi ci sono stato poco, però è stata un'occasione per rivedere tanti vecchi amici e conoscerne di nuovi, come sempre, poi d'altronde. E ci sono delle collaborazioni in ballo, quindi potrebbero arrivare dei video extra alle top 10, oppure dei video in collaborazione con qualche youtuber per la top. Però penso saranno soprattutto video extra, non lo so, potrebbe anche essere che non si fa nulla, quindi è tutto in stand-by. Niente, volevo soltanto dirvi queste cose e magari mentre parlo faccio scorrere qualche video che ho fatto breve tra teatro e Romix. Abbiamo in ordine Sido, Daniela, Nerding Selvaggio, Gabri Baldur, mi ricordo il nome del nuovo canale, l'ex Cereal Kids, ormai è estinto. Abbiamo Ernest, semplicemente Ed. Niente, tutto qua. Ciao. Oltre a questo vi ricordo ragazzi che ho aperto il gruppo Telegram in cui vi invito ad entrare, dove potremo parlare direttamente a tu per tu. Quindi voi potrete messaggiare direttamente con me e io potrò farlo con voi, ovviamente. Questo è un video molto breve, volevo soltanto raccontarvi di come era andato il Romix e di come era andato lo spettacolo. E noi ci vediamo adesso venerdì con la vostra top 10, quindi farò la vostra versione dei personaggi più divertenti della Disney. Quindi mi raccomando, se volete qualche personaggio piuttosto che un altro, commentate sia sotto questo video che su quello del apposito della top 10. Vi lascio il link nelle schede e anche in descrizione, così aumenterete le possibilità di vedere il vostro personaggio preferito nella top. Ok? Ragazzi, ci vediamo. YouTube!